diciamoci la verità, la moto non ha senso, non ha nessun senso. Cosa serve andare in bilico sapendo che puoi cadere, spesso a velocità, su strade tortuose, fa freddo, ti becchi il freddo, piove, ti becchi la pioggia, devi trasportare, c'è poco carico. Che senso ha la moto? Ha una dimensione meditativa che i grandi maestri zen, se fossero vissuti al nostro tempo, probabilmente consiglierebbero anche la moto come uno degli strumenti per affrontare il cammino di vita in qualche modo. Perché la moto c'ha un po' tutto, pur non avendo senso. C'ha l'attenzione che devi dedicare alla strada, c'ha il modo di leggere e di interpretare la strada, ha gli imprevisti che possono capitare, che richiedono necessariamente di essere gestiti in qualche modo. Cadi, ti rialzi. Per questo secondo me la moto è zen, io l'ho sempre vissuta un pochino così, come uno strumento di crescita personale. L'altro aspetto della moto è che anche se sei in gruppo, ma la moto la guidi da solo, anche se sei un passeggero, e nel fare la strada puoi entrare in condizione di flusso, che è una delle pratiche, se vogliamo, meditative. La moto è spirituale, è per quello che tanti la amano. Ed è vero, molti hanno paura, perché in moto si può morire, come si può morire cadendo dalle scale, come si può morire in un incidente in auto, e in moto ci si può far male, certo. E non sarebbe lo strumento che è se non avesse queste caratteristiche. Però, come tutte le cose, si impara. E come tutti gli strumenti... Non mi ricordo cosa volevo dire. Oh, signore! Come altri strumenti, bisogna sempre avere quel... Non dico timore reverenziale, però bisogna sempre rispettarlo, ecco. Perché rispettare la moto, rispettare uno strumento potente, come ce ne sono altri, è un modo anche quello di rispettare se stessi. Più che rispettare, forse accettare se stessi. Ricalibrarsi rispetto al proprio ego. Quindi se stai pensando di acquistare una moto, sappi che sarà un percorso che non finisce. È un percorso alla scoperta di te stesso, un percorso che può darti strumenti che poi riporti in altri contesti della tua vita. Sicuramente può darti sicurezza in te stesso, di conoscere i tuoi limiti, di accettare i tuoi limiti, di superare i tuoi limiti. E sono cose che una volta che il cervello inizia a fare, il cervello è in grado di spostarle su diversi contesti, no? In questo caso la moto è anche un pretesto, se vogliamo, che permette di far funzionare il cervello in un certo modo. Quella modalità poi la puoi riportare in altre aree della tua esperienza di vita quotidiana. Guardate che bello qua. Non importa quale modello, quale tipologia di moto vogliate prendere, non importa quanti cavalli ha,
non importa se è un Harley, non importa se è una giapponese o un'italiana. L'unico consiglio che mi sento di darvi è: non legatevi troppo a brand, marche, gruppi. Entrate nei gruppi, ma rimanete sempre voi stessi. Godeteveli, nessuno dice di non goderseli, anch'io me lo godo il guzzismo. Certo non lo prendo come una religione, fatevi prendere dagli amici, fatevi portare in giro, fatevi insegnare le tecniche di guida, ma godetevi la strada, godetevi il mezzo. Non entrate nei giri dove esistete voi e gli altri, quelli che vi dicono ci siamo noi e poi ci siamo gli altri. È l'opposto di vivere la moto, che non vuol dire non farvi coinvolgere dalle persone, che non vuol dire non vivere le situazioni, i momenti. È la vostra libertà, non fatevi imprigionare da chi vende finte libertà. Non diventate fanatici, che ce ne sono già troppi in giro. Dall'altra parte ci sono anche un sacco di belle persone, di motociclisti veri, dove per veri significa persone libere, sono maestri guru, persone semplici, ce ne sono molte, moltissime, sono quelle persone che vi sorridono anche se non vi conoscono, sono quelle persone che non vi giudicano, sono quelle persone che parlano sempre bene degli altri, o se devono parlare male piuttosto non ne parlano. Ogni volta che riconosco in me stesso il fatto di essermi legato troppo a un concetto, di aver sposato troppo una filosofia, cerco di riprendere una misura in cui anche per rispetto degli altri cerco di essere me stesso. E per me stesso significa non dire tutto quello che penso senza filtri, significa essere genuino, non aver paura di vivere le proprie emozioni, i propri limiti, i propri punti di forza, le proprie attitudini. Quando vedo che sono troppo convinto di una cosa, c'è una parte di me che parla all'altra e gli dice: rilassati, stai sereno, rilassa le chiappe, che moriremo tutti, morirai anche tu un giorno, non resterà nulla di te, nulla. Cosa sono queste piccolezze a cui ti leghi, a cui ti attacchi? E questo è un po' lo spirito con cui vivo la moto, ed è questo un pochino il motivo per cui penso che, ritengo che la moto sia davvero uno strumento per l'arte dello zen. E ve lo dimostrerò facendo una foto davanti a questa croce, nel parcheggio dei disabili.